Onorevole Castelli, ben arrivata. Intanto, capogruppo Movimento 5 Stelle alla Camera. Intanto la vedevo che seguiva con cipiglio fiero le parole, lo dico insomma sottolineo, è chiaro, ognuno di voi va da sé, difende il proprio orto, il proprio movimento, partito, sulle parole del senatore Malan, su questa Virginia Raggi che accetta questa sera per la prima volta il confronto con gli altri candidati. Infatti, come tutti sanno, chi ha fatto una campagna elettorale sa, gli impegni sono moltissimi. Che poi ci sia della dietrologia rispetto al fatto che uno vada o non vada in un programma, onestamente. Il Movimento 5 Stelle sta tra la gente nelle piazze, per carità, come molti altri, e per cui si misura con quello che si deve misurare. Questa sera sentiremo molti candidati sindaci e la nostra Virginia Raggi racconterà che programma Insieme ai cittadini ha scritto per Roma. Ecco, questo programma Insieme ai cittadini, ma un programma sul quale gli assessori sono a tempo, alcuni assessori, e su cui ci si interroga, o se vuole chi non è esattamente del movimento, si interroga su chi decida questa squadra con cui lavorerebbe la Virginia Raggi, sindaco di Roma. Insomma, il tema è sempre quello, no? Si ritorna alla Casaleggio Associati, anche ovviamente da parte di chi vuole essere naturalmente più critico e più avvocato del diavolo. Guardi, per noi il tema è un altro, il tema è che quando una forza politica si presenta per andare a governare una città, come il Movimento 5 Stelle, presenta un programma elettorale che è esattamente quello che i propri assessori devono seguire. Assessori, peraltro, nel caso del Movimento 5 Stelle, scelti in relazione alla meritocrazia e a quelli che sono gli obiettivi di un programma, diversamente da quanto fa normalmente la politica, che distribuisce le poltrone in relazione a quanti voti di lista e di coalizione vengono portati. Noi invece abbiamo un altro modo, un altro meccanismo. Dopodiché c'è sicuramente una situazione emergenziale rispetto a Roma, delineata ora dai fatti di mafia capitale, che certo. Ha per forza dovuto mettere nero su bianco qual è la naturale modalità del Movimento 5 Stelle, cioè quella di lavorare in rete insieme, come è stato fatto in questi anni sempre. Nel frattempo vedete l'ultima ora. Allora, Castelli, lei dice questo deve fare qualsiasi partito, è chiaro che i partiti in questo momento stanno facendo un lavoro che non è quello normale, che dipende chiaramente dai valori. Il Movimento 5 Stelle ha dei valori e ha un'etica per cui ritiene che nessuno si possa presentare se non dimostra di essere un cittadino comune senza essere legato a brutte faccende. È chiaro che la storia della politica ci dimostra, e non è che i cittadini non hanno visto che cos'è successo in città come Roma, come Torino, rispetto ad alcuni grandi problemi. Per cui quello che oggi fa la Commissione Antimafia, molti miei colleghi hanno spinto perché si facesse questo lavoro, è quello che normalmente dovrebbe fare un partito che così si chiami. Allora, probabilmente la politica ha perso quei valori per cui quando si fa una lista si è sicuri di mettere persone incensurate e che non hanno mai avuto problemi di nessuna sorta con la giustizia, ma non solo la giustizia, con certe organizzazioni, con certi modi di fare la politica, perché chi si occupa della cosa pubblica dovrebbe garantire un certo stile e una certa serie di valori. Se questo fosse vero, a quarto neanche voi sareste incappati in quella storia. Abbiamo subito tolto il simbolo e la possibilità di rappresentare il Movimento 5 Stelle. Non è così semplice. Ecco, a proposito di sindaci, poi parliamo di Pizzarotti. Pizzarotti accusa, dice, mi tenete in un limbo. Massimo? Sarebbe forse il caso di raccontarci anche come è andata questa sua attività legale. Abbiamo posto queste domande, come abbiamo, devo dire, posto domande scomode, anche molto più scomode di questa, ad altri candidati che, a dire il vero, ci hanno risposto, e Virginia Raggi ha evitato accuratamente di risponderci. Dopo la pubblicazione si è lamentata appunto con una lettera del suo avvocato, nello stile, diciamo, dei politici tradizionali. Ecco, questa cosa qui a noi ha stupito negativamente, perché un candidato che si presenta con, mi pare, al terzo punto dei suoi 10 punti programmatici, la trasparenza, dovrebbe dare risposte, perché se esiste un'anagrafe degli incarichi pubblici extra, diciamo, consiglio comunale, da cui noi abbiamo attinto alcuni di questi dati, è proprio per questo, per permettere poi alla stampa di vedere che c'è un incarico preso all'ASL dal candidato Raggi e magari fare una domanda, domanda alla quale, secondo me, un cittadino, un candidato, chiamatelo come volete, deve rispondere. Allora, ma mi avvicino ancora di più all'onorevole Castelli anche con un'altra domanda. C'è chi sta dicendo in queste ore: chi mi risponde?
ed è Pizzarotti, il sindaco di Parma, che dice questo è un limbo, insomma in tutti questi giorni, in tutto questo tempo va bene che si corre con il Movimento 5 Stelle giustamente corre anche in altri comuni, ma è il caso di lasciare in questo limbo di non risposta a oltranza il sindaco di Parma che invoca a gran voce qualcuno, Grillo, Di Maio, insomma qualcuno che si faccia vivo? Allora, mi permetta di rispondere a ciò che è stato detto prima, con ordine. Allora, intanto le persone che non fanno della politica il suo unico lavoro fanno dei lavori nella propria vita e questo è l'esempio di Virginia e molti di noi che avevano una vita diversa e facevano dei lavori, non come per esempio il nostro Presidente del Consiglio che non ha mai lavorato da nessuna parte se non nel mondo della politica, praticamente, se non nell'azienda del padre. Dopodiché... Sì, nell'azienda del padre. Comunque, in ogni caso, quello che succede... è un padre imprenditore, sto no, paese. Però non è un uomo che ha lavorato nella sua vita, come molti altri politici. Dopodiché parliamo di... No, mi scuso di... solo per precisione, onorevole, non si lavora se si lavora nell'azienda no, del padre? No, io Giovanni ho semplicemente Agnelli, detto che moltissimi... a quest'ora sarebbe un disoccupato. Io ho semplicemente detto lusso, che moltissimi politici non fanno altro chiedo, che la politica di professione. No, ci sono dei politici che fanno della politica una professione. Politica non è il caso del Movimento 5 Stelle, che invece... Ha lavorato nella propria vita e questo è l'esempio di Virginia. Dopodiché la non risposta posso... però alle domande io credo che sia una questione di tempo, non credo che lei abbia problemi a rispondere a queste cose e tantomeno ha mandato una lettera dell'avvocato però guardi, insomma, io le faccende dirette non le ho seguite. Quello che posso dire è che parliamo di una ragazza che ha fatto dei lavori nella sua vita, non parliamo di certo di personaggi in pieni conflitti di interessi. Mi viene in mente un Colaninno che tutti i giorni è seduto in Parlamento con le mani in pasta in moltissime imprese particolari che hanno collegamenti con la politica, che è un uomo sicuramente in conflitto di interessi e che è diverso da allora, una ragazza di 30 anni della politica, che fa, o se si lavora che fa un lavoro in conflitto di interessi, decidetevi. Sì, ma o stiamo si parlando, fa la politica stiamo o si parlando, fa l'impresa stiamo parlando di una cosa non che potete fare questa confusione ma no, non c'è confusione, è una ragazza Grillo che ha lavorato finora e ha fatto dei lavori, non è una questione, non c'è l'onorevole Colaninno qui a difendersi. Lillo è un uomo in conflitto di interessi. Volevo tanto mettere a beneficio dei telespettatori alcuni chiarimenti. Quando prende il secondo incarico Virginia Raggi è già un consigliere comunale, quindi non è un cittadino qualsiasi, è già un rappresentante pubblico. Quindi, vabbè, si poteva fare, io però prendo... io credo che no, veramente... No, voglio dire, se esiste, onorevole Castelli, io soltanto per mettere in fila i dati, lei diceva prima di fare politica era un cittadino comune, dopo era un consigliere comunale, proprio per questa ragione quell'incarico l'ha dovuto dichiarare. L'ha fatto in norma di legge, lo poteva fare? No, ma è tutto... Ha fatto della sua attività da consigliere comunale ma guardi, una guardi giunta, che anche... è stato un aggravante, non credo proprio. Di interessi guardi, in questo caso. Ma no, se no, gli è stato dato... Il senso è proprio per questo, che finisco legge, dire, secondo me potrebbe non esserci nulla di male, insomma, però poiché ma dal è 2013... lei che lo dice come se fosse un... No, però non abbiamo... le spiego capitale. Qual è il tema. Il tema è questo, dal 2000 e fine 2012, diciamo al 2013, esisteva un albo degli avvocati che potevano prendere incarichi da quell'ASL, per esempio, no? Lei lo prende nel 2014 e non fa parte di quell'albo. Allora, la domanda che io ho posto all'avvocato Raggi è molto semplice. Perché hanno scelto lei prima nel 2012 e poi anche nel 2014 quando già c'era l'albo? Nel 2012 non c'era, ma nel 2014 di sicuro sì. Non si è scelta questa... da sola, quindi la risposta magari ecco, lei non gliela ma poteva visto dare. Che, visto ma che, come vuole le spiegavo, perché è stata scelta da quel direttore generale? Il direttore generale di quell'ASL è stato nominato da Storace prima e confermato dal centro-sinistra poi, lei che è un onorevole dei 5 Stelle potrebbe anche lei stessa essere interessata a chiedere all'avvocato Raggi, scusa Virginia, ma perché questo signore ha scelto proprio te? Io penso che questa domanda, che anche, domanda nell'interesse, anche nell'interesse di chi deve andare a votare domenica, forse stasera al confronto di Sky sarebbe giusto porla e sarebbe interessante sentire la risposta di la Virginia ponga, Raggi. Ma io mi auguro no, che vengano sono, poste delle domande Semprini. Rispetto a come si vuole portare avanti una città che è stata inghiottita dalla corruzione. Lei, e qui ci sono dei partiti che sono responsabili. Nel nostro libro ci sono 20 pagine di domande e risposte a Virginia Raggi su questo, quindi non è quello il tema. Il punto è che bisogna rispondere anche alle domande scomode. E io non poiché credo questa che sia una domanda è una prerogativa proprio del 5 Stelle, è sorprendente che non lo faccia lei. Da un membro del Partito Democratico a rispondere. Allora, Marco Lillo, il nostro, sempre con noi l'onorevole Laura Castelli, capogruppo Movimento 5 Stelle alla Camera, apro e chiudo parentesi, mi diceva lei di Torino, quindi sì. Insomma,
Certo, un'altra grande città dove ci auguriamo di togliere dalle mani di Fassino del Partito Democratico la gestione, la gestione di una città che per anni con delle grandi, dei grandi dazi pagati dai cittadini, perché è il comune con il debito più grande d'Italia, insomma, ci hanno rimesso per una cattiva gestione politica per troppi anni. Non abbiamo ovviamente gli altri candidati sindaci, sindaco a Torino. Comunque, insomma, questo per dire che c'è un lavoro. Mi ha risposto su Parma? Su Parma Pizzarotti, beh, sì. No, scusi, glielo chiedo, è terribile, dovrei saperlo io, ma in realtà abbiamo parlato di tante cose. Facciamo di nuovo un piccolo focus, perché vede, l'attesa di Pizzarotti, sono ancora nel limbo, un limbo insopportabile, ma non ci sentiamo sospesi, insomma. Vabbè, la risposta è semplice, dente nel senso che fa male. Noi non fa per nulla male, e nella trasparenza delle cose che sia stato sospeso per questo avviso di garanzia, dopodiché non c'è un tempo per verificare puntualmente una situazione, ci si prenderà il tempo che si deve per studiarla bene e non fare errori che poi... Diciamo che non si vuole inquinare con questa storia. Questa tornata elettorale, oppure non si ha tempo, visto che lei all'inizio diceva la Raggi non ha tempo per questo, insomma il tempo è poco per tutti, però il Movimento, le faccio la domanda da avvocato del diavolo ovviamente, il Movimento 5 Stelle non vuole avere tempo in questo momento per Pizzarotti perché solleverebbe un gran polverone, oppure effettivamente vuole aspettare il dopo 5 giugno? Io credo che le cose vadano fatte bene, soprattutto quando si ha delle volte una stampa che morde alle caviglie, per cui la dietrologia in questo senso noi la respingiamo al mittente e crediamo che questo genere di cose vada fatta nella trasparenza e nella correttezza, quello che è sempre stato fatto. Allora, la ringrazio. Con noi... Allora, vedevo l'onorevole Castelli che insomma saltava sulla sedia su tanti punti, visto da voi il centrodestra, attenzione, il centrodestra Roma, quel centrodestra che fa sì che ce ne siano due o comunque che ci sia da una parte Giorgia Meloni e da una parte Alfio Marchini. Guardi, io vengo da Torino, una città che ha scelto per il Partito Democratico Fassino, sostenuto da due noti esponenti della destra come Ghigo e Vietti, no? Per cui vediamo il Partito della Nazione, io ero stupita perché sento le parole del sottosegretario e non capisco in che paese viviamo. Viviamo però in un paese in cui si dice ai cittadini riforme, pensando che riforme si possa utilizzare anche quando si fanno delle leggi per smontare completamente lo Stato sociale, come è stato fatto col Jobs Act, o la scuola, come è stato fatto con la buona scuola. E il mio sorriso è perché la gente fuori l'ha capito, i cittadini lo hanno capito benissimo, che non si può per forza assimilare alla parola riforma una cosa buona, così come non è possibile continuare a sostenere che il taglio del Senato sia il taglio maggiore che si possa fare sui costi della politica. Noi abbiamo portato nelle mani di Grasso e Boldrini la proposta di legge per il taglio degli stipendi dei parlamentari, che peraltro noi facciamo senza la necessità di una legge, così come i due mandati, il Movimento 5 Stelle fa due mandati e poi va a casa. E poi vorrei aggiungere una cosa, non saremo noi a personalizzare questo referendum come il referendum su Renzi. I cittadini non possono in questo momento molto delicato, perché stiamo parlando della carta più importante, la carta fondante, giocare con la propria vita, con la vita dei diritti che ci sono scritti nella Carta Costituzionale, con una confusione che invece il Partito Democratico sta mettendo in piedi. E poi ribadisco, mi sembra il mondo dell'assurdo, un mondo in cui la politica pensa che sia riformista, distruggere completamente lo Stato sociale. I dati del Jobs Act sono inquietanti, oggi guardavo quelli dei voucher, abbiamo completamente destabilizzato. Il dato più grande che volevo dire è questo, sì. Ci sono, dal 2008 hanno cominciato a usare i voucher, la categoria, la media dell'età di chi usava i voucher nel 2008 era 60 anni, oggi è 36 anni, vuol dire che all'età di 36 anni, quando un giovane costruisce la propria attività politica, la propria attività lavorativa, la propria carriera, lo Stato gli dice che deve usare i voucher, quindi il mezzo più destabilizzante per crearsi una vita. E intanto l'Istat dice che tra aprile 2014... Castelli, io sono forse 2000... un po'... Prego, stavo dando i dati Istat, Massimo. Castelli, io sono forse un po' vetero, ma sta accreditando l'immagine di 5 Stelle come grande partito di sinistra.
No, io accredito l'immagine del Movimento 5 Stelle come persone normali che vedono la realtà dei fatti. Non si è di sinistra quando si tutela il diritto alla scuola pubblica o comunque all'istruzione, il diritto alla salute. Non si è per forza di sinistra. Ma guardi, noi nasciamo come un movimento post-ideologico, quello che ha rovinato purtroppo la politica, perché dietro all'ideologia i danni che sono stati fatti sono davanti agli occhi di tutti e purtroppo sulle spalle dei cittadini, su tutti i punti di vista, su molti temi. Uno per esempio Equitalia, domani faremo una conferenza stampa dove presenteremo ancora una volta l'abolizione di Equitalia, visto che per propaganda il Presidente del Consiglio non è eletto da nessuno, ha detto che forse... Solo è solo propaganda la vostra, mi scusate. Ma l'ha detto anche Renzi. Non rappresenta nessuno. Cioè io penso sia... Sì, ma hanno bocciato la nostra proposta di abolizione di Equitalia nel 2014. No, fatemi capire, Marco Lillo dà ragione a Matteo Renzi? Perché faccio un... No, dicevo il contrario, dicevo che se è demagogia chiedere l'abolizione di Equitalia... No, è demagogia bocciare la proposta di legge del Movimento 5 Stelle e poi riproporre l'abolizione di Equitalia chissà come. Allora il Movimento 5 Stelle la ripresenta e chiede a Renzi di andare subito in aula a votare l'abolizione di Equitalia. Allora, Istat, al ballottaggio per voi chi va? Mi risponde immediatamente subito Raggi con... Con per noi è indifferente, il Movimento 5 Stelle si presenta da solo e chi si propone dall'altra parte non è differente uno con l'altro, per cui il Movimento 5 Stelle porta un programma, delle idee e quello che si augura è che i cittadini insomma, abbiano il coraggio di cambiare. E questa è campagna elettorale, prendiamoci un caffè io e lei in questo momento virtuale, chi va al ballottaggio, onorevole Castelli? Il Movimento 5 Stelle ci va sicuramente. Bene.